sicuramente si poteva agire diversamente. Invece che far chiudere i locali, si poteva fare in modo che la gente rispettasse le regole. Dopo la breve pausa nei giorni subito successivi al Natale, da domani 31 dicembre l'Italia torna in zona rossa e ci resterà fino al 6 gennaio, eccezione fatta per la giornata del 4. E quindi di nuovo serrande abbassate per negozi, bar e ristoranti, tranne che per asporto e consegna a domicilio, e per tante attività commerciali. È indispensabile, si poteva fare diversamente, abbiamo raccolto le impressioni di alcuni commercianti. Per quanto riguarda il discorso legato alla salute, ben venga, ma per quanto riguarda un discorso economico, per quanto riguarda un discorso di riempire il cassetto, che non venga, per il semplice fatto che bisogna lavorare per poter mantenere delle famiglie e tutto il resto. Dipende da noi questo, niente da fare. Chiusura o non chiusura, l'abbiamo visto l'altra volta, appena andato l'ok per uscire, tutti in Duomo, tutti in Rinascente, tutti insieme. Cioè, è soltanto un discorso personale di buon senso. La paura c'è, però nonostante tutto che ci sia la paura, non c'è assolutamente, cioè, no, questa voglia di uscire, questa voglia di basta, di farla finita, che non se ne può più di stare in casa, che hanno le palle piene tutti quanti. Questo è il discorso che è normale. Se gli danno il là per poter uscire, tutti escono. Però devono ben sapere che se esci e il virus è ancora in giro, contagia e porta morte. Fortunatamente, diciamo, il settore degli alimentari e quindi degli alcolici non ha subito delle chiusure totali, quindi diciamo siamo stati un pochettino più fortunati rispetto ad altre categorie come i ristoratori o i gestori di bar, quindi ci riteniamo in questa situazione abbastanza fortunati. Il giro di bilancio è ovviamente negativo, perché sono con due lockdown nello stesso anno. Ovviamente il bilancio è diretto. Prima di Natale c'è stato un pochettino di ripresa, meno male, ed è importante per noi negozianti, in quanto invece anche a livello mediatico vedo che si continua a spingere di più anche la gente a comprare con internet, a comprare appunto tramite i siti online, per questo detto anche da esponenti importanti, e questo sinceramente penalizza il negozio al dettaglio, e oltretutto non capiamo neanche molto bene perché vengono fatte queste cose. Ricordatevi che ovviamente se i negozi dovessero chiudere, le vie sarebbero tutte con le serrande abbassate, e immaginate voi che città sarebbe con le vie con le serrande abbassate, sarebbe una cosa desolante. Quindi il commercio va sostenuto, non va incentivato solamente l'acquisto online. Sicuramente si poteva agire diversamente. Le restrizioni, certo, non ci sono state solo da noi, ci sono state anche negli altri paesi, certo. Quindi non è che sia un problema solamente italiano. Sicuramente però si poteva agire diversamente. Ad esempio, la prima cosa che le dico è che invece che far chiudere i locali, si poteva fare in modo che la gente rispettasse le regole, ovvero sia non rimediare chiudendo, ma tramite chiaramente le forze dell'ordine, i vigili, insomma, far sì che venissero date al limite delle multe e dei verbali a chi non rispettava le regole, quindi agire esattamente nel senso opposto, non chiudere ma far rispettare le regole. Molta colpa è stata ovviamente del trasporto pubblico, quindi si poteva agire diversamente, sì, si poteva fare in modo che la gente non si ammassasse sugli autobus e in metropolitana, forse ci sarebbero stati meno contagiati e quindi forse in conseguenza magari non si sarebbe neanche arrivati a richiudere le attività. Secondo me ci si adatta e appunto di conseguenza, anche se è Natale, c'è gente che ha voglia di fare tante cose, noi abbiamo incrementato le consegne, fatto queste cose qui e abbiamo attivato un servizio per le consegne. Potevano fare diversamente, perché hanno messo tanta confusione alla gente e non va bene. Non va bene perché alcune categorie noi siamo stati avvantaggiati, i ristoranti sono chiusi, gli uffici sono chiusi, cioè un disastro.